Cioè, ragazzi, voi avete visto il mio Batman come balla? Funziona con la luce solare. Ciao ragazzi, ben ritrovati, scherzi a parte. Ci ritroviamo qui in questa parete che oramai vi sta diventando familiare perché voglio parlarvi di accessori per iPhone. O meglio, io vi ho già parlato tante volte di accessori per iPhone, però ne ho ricevuti alcuni che secondo me non hanno bisogno di un vero e proprio video dedicato, altrimenti dovrei parlare 60 secondi massimo di ognuno di essi. E allora che cosa ho fatto? Li ho presi, li ho messi tutti insieme. E ho realizzato questo video. Poi, naturalmente, se qualcuno vi dovesse interessare maggiormente, fatemi sapere con un commento e posso fare una recensione più approfondita. Però credo che questo video sia abbastanza sufficiente, quindi non voglio rubarvi tempo. Iniziamo e ricordatevi che tutti i link per l'acquisto sono qui in descrizione. Allora, tutti gli accessori sono qui sulla mia scrivania, messi un po' a casaccio. Inizio in modo banale da questo, che è un caricabatteria dual di Cellular Line. La sua particolarità è che oltre ad avere la ricarica 20 watt, quindi carica rapida per gli iPhone, ha anche il supporto USB normale, quindi potete anche caricare i due dispositivi contemporaneamente. Andiamo ad aprirlo insieme ed eccolo qui. Vedete le due porte per la ricarica simultanea. È anche marchiato Cellular Line, bello compatto, e naturalmente vi mancherà un cavo, quindi un cavo come questo che vi sto per mostrare, ma anche quest'altro qui, sono molto molto utili e vi spiegherò anche il motivo perché mi piacciono. Parto da questo cavo che è quello di Aino, azienda italiana, perché guardate la sua particolarità. Vado a tirarlo fuori e già avrete notato che è un cavo particolare, molto resistente, non è semplice nylon, ma è veramente, sembra quasi acciaio, è incredibile. Ed è veramente resistentissimo e lo consiglio a tutti quelli che hanno problemi magari con i cavi, perché questi cavi di solito si rompono spesso. E un'altra cosa che mi piace è che c'è questa linguetta di similpelle che è sempre attaccata al cavo e vi permette quindi di tenere, adesso vado a staccarlo, vi permette di tenere quindi sempre in ordine il cavo e non sempre aggrovigliato come un cavo normale. Quindi potete fare ordine nel vostro cassetto sulla vostra scrivania. Qual è però il problema di questi cavi? È che questo è un cavo normale da un metro, ma se volete, questo di Sinqware è invece un cavo particolare perché, come vi farò vedere adesso, è un cavo da ben 2 metri. Eccolo qui, l'ho tirato fuori. Guardate, anche esso è resistente come il precedente, però è un nylon rafforzato ed è il doppio della lunghezza, quindi molto comodo e molto utile da utilizzare, soprattutto se non avete il comodino vicino alla presa della corrente, è anche esso davvero resistente. Sinqware poi è uno dei miei brand preferiti, quindi sicuramente come rapporto qualità-prezzo è da tenere in considerazione. E continuo a parlarvi di Sinqware perché guardate, questi sono tre accessori della stessa azienda molto molto utili. Io direi di partire da questo piccolino che altro non è che un'alternativa al caricatore originale di Apple, anch'esso da 20 watt. E se lo confrontiamo quindi con quello di Cellular Line, beh, è sicuramente più piccolino, ma questo di Cellular Line, guardate, ha due entrate, invece questo ne ha solo una, ma entrambi supportano la carica rapida. Adesso mettiamoli da parte perché voglio parlarvi di queste protezioni, partendo dalla pellicola di vetro, sempre di Sinqware. Sinqware è un ottimo brand, ottima alternativa a ASR, e voglio farvi vedere una cosa, prendo un attimo il mio iPhone, eccolo qui, anche io utilizzo una pellicola di vetro e queste di Sinqware sono sicuramente ottime per rapporto qualità-prezzo. All'interno, oltre alle istruzioni, troviamo anche questa che è una specie di guida. A cosa serve? Beh, banalmente, voi la mettete sul vostro iPhone e vi serve appunto a fissare senza problemi la pellicola di vetro in modo che non sarà storta. Faccio vedere, prendo il mio iPhone e guardate, basta applicarla poi su e poi mettete la pellicola e alla fine la pellicola non risulterà appunto storta e non avrà bolle. All'interno della confezione, in questo caso, andiamo a vedere, ci dovrebbero essere due pellicole. Mi sembra proprio di sì, infatti, eccole qui, due pellicole di vetro, ottimo rapporto qualità-prezzo, non vi preoccupate, i link sono sempre in descrizione. Passiamo adesso invece all'altra scatola di Sinqware, ed eccola qui. Questa, come potete già osservare, se avete capito bene, è una cover. Cover dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi una buona alternativa magari a ASR, Spigen, queste marche così conosciute anche su Amazon. Ve la vado a tirare fuori ed eccola una cover completamente trasparente, semi-rigida, anzi rigida perché comunque è bella resistente. I bordi sono leggermente flessibili, quindi
non proprio rigidissimi. Adesso la vado ad applicare magari al mio iPhone. Ecco qui vi faccio vedere come si ottiene il risultato finale, o meglio cosa si ottiene dal risultato finale. Ecco, ideale per chi non vuole perdere, diciamo, il colore base naturale dell'iPhone, una cover trasparente fa sempre comodo. Poi, come potete osservare, protegge bene tutti gli angoli, tutti i bordi, quindi protezione completa. Ripeto, ottimo rapporto qualità-prezzo. Sinqwer è una garanzia in questo. Andiamo adesso avanti perché sono rimasti tre prodotti però simili. Infatti si tratta di tre accessori per auto, in particolare tre supporti per la macchina e hanno una particolarità, due sono veramente simili, uno è un po' diverso, come adesso vi farò vedere, questo di SBS è diverso, questi altri due invece supportano la ricarica, mentre l'altro no, o meglio vi faccio vedere più avanti. Partiamo da questi due e direi di partire da questo di Cellular Line, lo sto spacchettando. Guardate, molto elegante, molto bello. Questo è il MagSafe, diciamo così, che poi dovete andare a comporre insieme alle altre componenti. Vi faccio anche vedere come si monta, appunto. Basta prendere questo supporto, poi la rotellina, poi spingere dentro la fessura e infine avvitare il tutto. Interessantissimo il cavo, perché il cavo non è un semplice USB, ma c'è anche il supporto all'USB-C. Molto molto utile se avete un'auto recente con porte USB-C, tipo il mio T-Roc che ha le porte USB-C e non più USB. Naturalmente, essendo magnetico, poi supporta il MagSafe e quindi basta applicare al vostro iPhone, o meglio poggiare il vostro iPhone e quindi guardate, non cadrà. C'è una buona resistenza, una buona forza magnetica, quindi sarete sicuri che il vostro iPhone resterà sempre sempre attaccato. Passiamo ora a questo di ESR che è molto più interessante perché, come vedrete, eccolo qua in confezione, è più grande e più generoso. E il fatto che è più grande mi piace per un semplice motivo, anche se magari è meno elegante, più plasticoso, però si applica molto meglio al nostro iPhone. Infatti, guardate come è molto più potente l'impatto magnetico, è veramente molto più resistente, più forte rispetto a quello di Cellular Line. Anche in questo caso il supporto praticamente è simile, dovete sempre montare il tutto e le molle che trovate sul retro sono molto molto buone perché avrete doppia possibilità di fissaggio alle bocchette d'aria della vostra auto, o usate, diciamo, la clip molla che trovate su oppure quella in basso. E rispetto al modello di Cellular Line che vado a prendere, che è anche più piccolo, ecco perché alla fine anche la forza magnetica è inferiore, però come vi dicevo il supporto alle bocchette d'aria è diverso perché in quello di Cellular Line avete solamente il classico, diciamo, o meglio la classica clip per bocchette d'aria. Però Cellular Line ha anche l'USB-C, cosa che invece non troviamo nel prodotto di ESR. Concludiamo con questo di SBS che è quello che mi è piaciuto di meno perché guardate, alla fine è solo un involucro, dovrete prendere un MagSafe, cioè voi dovreste avere già il MagSafe e poi utilizzarlo per l'auto. Chi acquista un MagSafe per poi utilizzarlo per l'auto? Io penso pochissime persone, ma se così dovesse succedere, questo è un accessorio che fa per voi. Anche in questo caso, una volta spacchettato, dovete andare a svitare e rimontare il tutto. E la prima cosa che potete osservare è che alla fine qui non ci sono cavi, perché fondamentalmente, come vi dicevo, avete bisogno del MagSafe. Quindi senza MagSafe non potete utilizzare questo supporto per auto che però rispetto agli altri tre è quello che forse ha, diciamo, il fissaggio alla bocchetta più potente, quindi sotto questo punto di vista è il migliore, però avete appunto bisogno di un MagSafe per caricare il vostro iPhone. Ed eccoci qui di fronte nuovamente alla mia parete con gli iPhone, perché significa che siamo arrivati alla conclusione di questo video. Vi ho mostrato gli accessori che mi hanno inviato le aziende in queste settimane, accessori secondo me molto utili, soprattutto i cavi secondo me sono da prendere in considerazione. Poi avete una vasta scelta di supporti per auto, ma anche caricabatteria. L'idea di Shelly di avere una doppia entrata non è niente male. Insomma, non sono accessori banali, sono anche abbastanza economici, ma soprattutto sono molto utili. Quindi, se siete utenti iPhone, sicuramente almeno uno di questi vi potrebbe interessare. E io vi ricordo che i link sono in descrizione, ma voi se avete dubbi o domande, basta lasciare un commento e io vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!